quali ho stretto le mani in questi mesi, e posso dire che ormai è nato un legame, un affetto, un'amicizia che mi accompagnerà in questi 5 anni. Senza di voi, ve lo dico e ve lo ribadisco, non cambierà Milano come la vogliamo noi, e noi la cambieremo come vogliamo noi. Ho sempre parlato di Milano, ho voluto fare la campagna sui problemi di Milano, su come non erano stati risolti, come noi li risolveremo insieme. Però un pensiero anche a Napoli, visto la... era napoletano, mia mamma milanese, credo che questo sia un segnale anche forte, importante. E so che più tardi risponderò anche alle domande delle varie televisioni. Adesso fra poco voglio andare insieme a tanti di voi in Piazza del Duomo a festeggiare insieme, poi ritornerò qua, ma voglio ricordare che, come tutti sanno, festeggiamo quest'anno il 150° dell'Unità d'Italia, e per questo voglio ringraziare il presidente napoletano col quale telefonato dopo aver saputo l'esito e con quale chiaramente ho parlato pochi minuti in generale, ma lo devo ringraziare, l'ho voluto ringraziare per la sua saggezza, il suo rigore morale, che per me è sempre stato e sempre sarà un esempio. Che sogni e che sogniamo per Milano, quello che fin da adesso voglio dirvi è che se...
senza di voi tutto questo non sarebbe mai accaduto.